Grande Fratello VIP domani, 3 eliminazioni, torna Cecilia Rodriguez. Grande Fratello VIP anticipazioni puntata di domani, è la semifinale con 3 eliminazioni e il ritorno di Cecilia. È già tempo di semifinale per la seconda edizione del Grande Fratello VIP. La puntata di domani, lunedì 27 novembre, sarà la penultima puntata del reality show condotto da Ilaria Blasi e Alfonso Signorini. Come fa sapere la produzione del programma con un comunicato stampa, nel corso della serata ci saranno ben 3 eliminazioni. A rischio Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser, i nominati della settimana. Tra una sorpresa e un'altra, la conduttrice aprirà l'ennesimo televoto con il quale usciranno dal gioco altri 2 personaggi famosi. In lizza ci sono, Ivana Mrazova, Raffaello Tonon, Luca Onestini e Lorenzo Flaherty. Già salvi invece i finalisti Giulia De Lellis, Aida Espica e Daniele Bossari, chi si unirà a loro? Saranno in 6 a disputare la finale della trasmissione, chi la spunterà? E a proposito della finale, Mediaset ha cambiato la messa in onda. La finale del Grande Fratello VIP è prevista per lunedì 4 dicembre. Inizialmente Canale 5 aveva programmato la finale del Grande Fratello per martedì 5 dicembre, in modo tale da dare spazio al ritorno di Music con Paolo Bonolis. Ma il successo di Scomparsa, la fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, ha fatto cambiare idea ai dirigenti. La serie, in onda di lunedì, ha appassionato alla prima puntata ben 6 milioni di telespettatori. Per questo la rete del Biscione ha deciso di far debuttare Bonolis mercoledì 6 dicembre e lasciare a lunedì il GF, che può contare già su un gruppo di fedeli telespettatori. Dunque, segnate la data in agenda, tra 2 settimane ci sarà la finale del reality show. Chi vincerà? I bookmakers non hanno dubbi, il vincitore è uno tra Daniele Bossari e Giulia De Lellis. Cecilia Rodriguez torna nella casa per rivedere Ignazio Moser. Nel corso della semifinale ci sarà un gradito ritorno al Grande Fratello. Cecilia Rodriguez, ex concorrente eliminata di recente, tornerà nella casa per riabbracciare Ignazio Moser. Di recente la sorella di Belen ha chiarito di essere molto presa dal ciclista, tanto che non vede l'ora di viverlo nella quotidianità.